Cari amici, bentrovati sotto questa cappa di caldo tremendo. Noi siamo qui a portarvi un po' di freschezza con Juventus, una signora per due. Iscrivetevi al canale e lasciateci il pollice verso, no, pollice in su. Come stai, Ezio? Un po' accaldato, vagamente, però solo vagamente. C'è qualche fremito per Bremer, no? Mi sembra di capire. Tu dici di no, io dico di sì, alla fine. Beh, innanzitutto permettimi di Assoluta salutare tutti pure. i nostri amici di Juventus, una signora per due, Bremer. Bremer sì, però C'è ci da siamo. Per Fremer per me c'è da Bremer, Fremer, perché è un così bel si calciatore. dice. Esatto. Però, Però, questo Bremer, Gleison Bremer per l'esattezza, intanto a me pare, non so se tu hai avuto la stessa impressione, che sia, per carità, si è dimostrato un gran giocatore soprattutto nella seconda parte del campionato, però mi pare che il suo valore sia stato un po' anche mediaticamente Come dire, esatto, un ingigantito. po' spinto, dai. Io ho qualche domanda. Su Bremer me la pongo e insieme a qualche domanda anche qualche perplessità, Massimo, Ti no? faccio subito comunque notare, e lo sai già perfettamente, che Bremer fa parte del Torino, e il Torino è di Cairo, che ha un gruppo editoriale importante, fra Corriere della Sera, insomma, una serie di giornali. Se tu devi vendere un calciatore, penso sia normale spingerlo un tantino, no? Come effetto mediatico diventa immediatamente un campione con un valore E aggiunto. certo, diventa anche propedeutico al fine di aumentare quello che era un valore commerciale che gli era stato attribuito ad inizio di gennaio, quando l'Inter, per prima si avvicinò con un interesse anche molto concreto al giocatore. Giocatore appunto che tu dici apparterrà ancora per Ancora tra poco al poco. Torino. Allora, io ho ricordi poco simpatici dell'ultimo difensore, ad esempio, Gobbona, Gobbo, arrivato Gobbo. dal Torino, dalla sponda stallatica Gobbona, del Po, proprio Ogbonna. Arriverà qualche insulto degli amici Granata, sono sicuro, ma Ma comunque. perché È lo stallatico che. Vabbè, ma io. poi, insomma, questo Bremer, con la fame di centrali difensivi che i top club d'Europa stanno dimostrando, no? Il Chelsea con Koulibaly, il Bayern di Monaco per De Delitto, Ligt si esatto. chiuderà, e il Paris Saint-Germain per Skriniar. Ma come mai non si sono affidati Bremer? Forse perché Bremer non ha mai disputato le coppe, Massimo. Probabilmente sì, Forse scarsa esperienza perché in internazionale. nazionale il titolare del ruolo, guarda caso, è quel Gabriel, anche lui nel mirino della Juventus. Oltretutto, lui è un destro, è stato abituato a giocare a sinistra nel Torino, ma è comunque un destro. E poi c'è l'ultima cosa, Massimo, che è quella più, secondo me, diciamo più pericolosa, per usare un eufemismo. Juric è abituato, Juric è l'attuale allenatore del Torino, per capirci, è abituato a far emergere in modo prepotente i suoi difensori centrali. Scusate, io vi ricordo, e mi ricordo, di Kumbulla, quando Juric prestava i suoi servizi alla squadra scaligera. Kumbulla sembrava diventato il centrale del millennio, una promessa, anzi ormai poco più che una promessa, sostanzialmente una certezza, tant'è che Verona lo vendette anche bene alla Roma, dove no, ha disatteso abbastanza, anzi più che abbastanza, le aspettative che si nutrivano nei suoi confronti. Guarda caso, Juric adesso lo rivuole al Torino. Ma un altro caso, Massimo, è Lovato, Matteo Lovato. Sembrava fosse sul punto di diventare centrale titolare della nazionale italiana. Io l'ho visto anche giocare, non mi ha mai suscitato particolari fibrillazioni.
Cioè, oggi Matteo Lovato è alla Salernitana. Questo per dire che Juric è bravo, è molto bravo e fa sembrare probabilmente più bravi i giocatori che sono le sue dipendenze. No, è che qui mi trascineresti. Quindi, allora, quindi poi in una rosa media, chi è bravo spicca un po' di più. Sì. Quando la rosa comincia a salire, i problemi emergono. Però tenendo presente che non tutti, ma lo sappiamo perfettamente, abbiamo assistito a fiaschi colossali, hai citato Ogbonna, ma ce ne sono anche altri che con la casacca della Juventus, ahimè, non hanno dimostrato quello che ci si aspettava. Potrebbe anche essere questo un caso, ci mancherebbe. No, poi magari diventerà un giocatore formidabile. Io non... È un bel difensore. Adesso non sto dicendo che Brenner sia una schiappa, che chi lo prende si prende un pacco. Sto dicendo che esistano delle legittime considerazioni che è bene tenere in conto nel momento in cui tu hai la forse, ma secondo me questo forse non c'è, la possibilità di reclutare questo giocatore. Tenendo presente che noi abbiamo lanciato tempo fa la preferenza Koulibaly-Bremer, Bremer ha vinto di brutto, no? Rispetto a Koulibaly, che ormai non è più il nostro problema. Cioè, però ha vinto per l'età soprattutto. Anche e soprattutto per l'età. Tenendo presente che hai margine, chiaramente un difensore di 30 anni ha meno margini di crescita che non uno che ne ha che molti poi ne meno. Ha 31 anche, esattamente, parlavo di Koulibaly. Hai margini per assestarlo su anche magari una difesa di posizione. La domanda è, al di là delle come dire, caratteristiche tecniche di Bremer, ma secondo voi e secondo te Ezio, la trattativa va in porto in questo derby d'Italia? Il fatto che ci sia l'Inter comunque sopra può anche essere, no? Cioè, indicativo. Marotta, Inter, Bremer. Però, voglio dire, a livello di trattativa economica, chi la vincerà? L'Inter o la Juventus? Guarda, secondo me in ultimo deciderà il giocatore. Tra Bremer e Urbano Cairo, che ha una somiglianza inquietante con Cetto da qualunque. Sì, un po'. Sono state spese delle parole importanti. Ora a me risulta, e non risulta solo a me, e quindi lo do per buono perché le fonti sono diverse anche, che la Juventus abbia formulato al giocatore un'offerta assolutamente superiore a quella che gli fece l'Inter tempo addietro. Ora, il caso è questo, o l'Inter chiude in fretta, per chiudere in fretta vuol dire che deve incassare i soldi di Skriniar, o altrimenti rischia di perdere il giocatore. Io non so quanto, da una parte, quanto Bremer sia disponibile ad attendere, perché qui facciamo finta di niente, ma tra meno di un mese si comincia. Il campionato inizia. Si comincia. E sia disposto ad attendere l'Inter. I segnali che lui lancia sui social sostanzialmente lo vestono virtualmente di nerazzurro, può anche essere che sia una persona la cui parola abbia ancora un peso e un valore rispetto al denaro, soprattutto al denaro di quel mondo marcio che è anche il calcio, e che quindi la sua, come dire, destinazione finale sia l'Inter. Io credo che la Juve ci stia provando, fa bene a provarci. Assolutamente. E anche perché io credo che De Ligt sicuramente andrà via. In sostanza il Bayern aspettava i soldi di Lewandowski, aspettava di chiudere con il Barcellona per Lewandowski. Quindi il Bayern ha bisogno dei soldi del Barcellona. La Juve ha bisogno di soldi del Bayern che al mercato mio padre comprò, no? Esatto. Però io credo che l'affare dell'X si concluderà con l'olandese alla corte dei bavaresi. Alla Juve serviranno due centrali, di cui almeno uno dei due deve avere un certo tipo anche di velocità. Perché Pau Torres, abbiamo detto in un video scorso, sì, ottimo, ottimo difensore, attenzione, ma ha più le caratteristiche di un Bonucci, quindi è anche abbastanza, un po' lentino,
un polentino staccato, non un polentino, anche se alla piemontese potrebbe sembrare. E serve uno decisamente più, anche più crosciaiolo, perché non può essere Pautorres il sostituto di Dellini. Ho fatto una bella associazione di Delict, no, facciamo, io do una piccola percentuale, dai. Il punto è che poi diventa un problema se Breve va al Toro, va all'Inter, scusate lapsus, e chi potrebbe essere l'altro? Chi potrà essere la coppia di centrali questo lo vedremo della nuova Juve, perché a quel punto il cosiddetto punto interrogativo diventa estremamente fluorescente. E noi intanto vi lasciamo con questo dubbio, io do un 60% Inter, un 40% Juventus, vedremo quello che succede. Per una volta non siamo d'accordo, Massimo ed io. Io do un 75% Inter e un 25% Juventus. E noi 100% invece saremo qui a tenervi compagnia per tutta quest'estate, ancora un mese, poi cominciamo ufficialmente il campionato. Iscrivetevi al canale, ci vediamo presto. Ciao Ezio. Buona domenica a tutti. Aug. Ciao.